Buonasera, buonasera amici di Tele Romagna, ben ritrovati a Emozioni e Tradizioni, anche questa sera, ottava puntata, ci stiamo avvicinando alle ultime puntate di questa seconda edizione di Emozioni e Tradizione. Anche questa sera una grande puntata dedicata a un grande compositore, il maestro Aldo Rocchi. Torneranno con noi, e sono ritornati con noi, Mirko Gramellini e Roberto Ruffilli, la grande scuola di ballo Le Sirene Danzanti di Sandra e Mirko Ermeti. Ma soprattutto siete ritornati voi, perché ci state riempendo di messaggi. Continuate a votare i vostri brani preferiti, i brani che desidererete magari nell'ultima puntata riascoltare e riballare insieme a noi. Allora, prima di partire con questa ottava puntata, volevo ringraziare come sempre tutto il gruppo di lavoro di Emozioni e Tradizioni, Renato, Gaetano, Luca, regia audio di Ivo Poggi, regia video di Marco Bernabini. Poi sempre il ringraziamento va a Teleromagna, Publisole e a Orogel, che ci dà la possibilità anche quest'anno di tornare nelle vostre case, di rientrare nelle vostre case con la grande tradizione romagnola, il nostro grande patrimonio. Allora, è il momento di ascoltare la storia del maestro Aldo Rocchi e chi meglio di lei, la nostra Federica Mosconi. Prego Federica. Il maestro Aldo Rocchi, 1908-1982, pur essendo nato a Cesena, trascorre la sua infanzia e gli anni della prima giovinezza a Roversano, ma ritorna definitivamente nella città natale a 18 anni. Apprende il lavoro di ebanista, decoratore di mobili e studia privatamente violino e armonia sotto la guida di due celebri maestri dell'epoca, i professori Gironi e Gobbi dell'Istituto Musicale Corelli di Cesena. L'11 novembre del 1928 nasce la prima orchestra romagnola da lui diretta e composta da 6 elementi. Il maestro Rocchi è uno dei primi ad inserire nell'orchestra il sax contralto, la batteria e il megafono. Nel 1932, superati gli esami di composizione e ottenuta l'iscrizione alla SIAE, pubblica il suo primo valzer di grande successo, dal titolo Bambina Bruna, su testo di Ezio Pasini. Seguiranno nel 1934 i tanghi famosi come una falena e Fiore appassito, incisi per la Columbia in una magistrale esecuzione dell'orchestra Ferruzzi. Poi Cosa c'è? Inserita nel film Il morto in fuga e 6 inserzioni sulle colonne sonore dei giornali Luce. Sono molte le orchestre romagnole ad avere in repertorio le sue canzoni. Alcune in dialetto sono diventate famose, come Burdiscota, Caibera, dedicata al campione d'Italia Mario Vicini, ciclismo, nel 1938 con parole di Cino Pedrelli, La Ven dalla Montagna, Int l'ombra de Campanon, Teresina e molte altre incise dall'orchestra di Carlo Baiardi. Nel 1940, causa la Seconda Guerra Mondiale, chiudono tutte le sale da ballo e le orchestre si sciolgono. Il maestro Aldo Rocchi chiude la sua, ma viene chiamato a dirigere, quella dopo lavoristica dello stabilimento Arrigoni di Cesena. Alla fine della guerra ricostruisce subito una nuova orchestra che incontra lusinghieri consensi in tutti i locali da ballo della Romagna. Nel 1953 il maestro Rocchi si avvale della formazione composta da Venturi, Zecchini, Marelli, Bagnoli, Ezio Del Vecchio, Battistini, il cantante Alvaro Ricci e i figli Ilario Rocchi e Sauro Rocchi, detto La Grinta, poi per tanti anni Coral Causadei e in tempi recenti con Mirko Gramellini. Il maestro Rocchi chiude la sua attività orchestrale nel 1962 e si dedica completamente a quella discografica editoriale, fondando l'etichetta Savio. È anche pittore e si classifica ai primi posti in concorsi nazionali.
con Cino Pedrelli. È uno dei promotori del Festival della Canzone Romagnola e Campanon. Grazie Federica, che bel racconto. Questa è la storia del maestro Aldo Rocchi. Allora, sono qua perché voglio presentarvi i grandi musicisti che questa sera accompagneranno due grandi solisti e soprattutto metteranno a disposizione la loro musica per la grande scuola di ballo Le Sirene Danzanti. Allora, siete pronti per l'applauso a casa? Perché partiamo sempre dal bomber. È il nostro Andrea Piva alla batteria. Ciao Andrea! Paolo Rinaldini al basso! Ciao Paul! Alla tromba! Il maestro Massimiliano Lombini! Alle tastiere, al pianoforte, il maestro Roberto Morganti. E poi alla chitarra il nostro Andrea Giova. Ciao Giova. Allora, siete pronti? Partiamo ufficialmente in questa ottava puntata di Emozioni e Tradizioni presentando i grandi protagonisti di questa grande serata dedicata al maestro Aldo Rocchi. Ci trasferiamo come sempre al bar della Balera Rubicone, dalla nostra Novella e dalla nostra Federica. Ragazze, a voi la linea. Grazie Luca, buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Emozioni e Tradizioni. Lascio la parola a Federica che vi presenterà i protagonisti di questa puntata. Ciao Novella, grazie. Chi abbiamo questa sera per voi? Abbiamo Roberto Ruffilli, che nasce a Forlì il 7 luglio del 1975, da una famiglia per niente vicina al mondo della musica. All'età di 10 anni inizia quasi per caso un corso di danze folk romagnole presso la scuola di ballo del maestro Augusto Fabbri e da quel momento scatta una passione maniacale per il genere folcloristico romagnolo, ballato e suonato. In prima media, all'età di 11 anni, il professore di musica Luigi Biserni dice ai genitori che il bambino era portato per la musica e li invita ad iscrivere il ragazzo al corso musicale sotto la guida del professor Fabio Petretti. Nel 1997 il debutto nel mondo della musica da ballo è con l'orchestra Sangue Romagnolo. Nel 2002 partecipa alla seconda rassegna per giovani sassofonisti e clarinettisti a Castrocaro e vince la categoria sax con Spagnolo, brano che aveva scelto per omaggiare un suo mito, il maestro Ivano Nicolucci. Nel 2003 entra nell'orchestra La Storia di Romagna, fino al gennaio del 2013, quando per motivi personali dovete sospendere questa grande passione. Fino alla fine del 2018 è stato un po' assente dalle grandi scene, dedicandosi alla famiglia, ma nel 2019 ritorna in forza alla Storia di Romagna. Oggi si ritiene un freelance a disposizione della musica, perché la passione non diminuisce mai. Il soprannome Bomber arriva dal papà per due motivi. Il primo per il carattere focoso e dirompente, il secondo per il continuo penare con il suo fisico. La sua allegria è contagiosa e riesce a portarla in qualsiasi situazione in cui viene coinvolto. Altro grande artista di questa sera, il protagonista è Mirko Grammellini. Nasce a Forlì l'8 novembre del 1973, da babbo Sauro e mamma Ivana, pluricampioni di ballo folk romagnolo. Da sempre abituato a stare nell'ambiente della tradizione romagnola, all'età di 11 anni, appassionato dal suono del clarinetto in do, i suoi genitori decidono di mandarlo a scuola del mitico Tonino Zoli, in arte Tugnaz. In seguito frequenta anche accademie private e dopo anni di studio incomincia a fare esperienza nella banda di Carpinello e a suonare con un piccolo gruppo di amici. Appena tornato dai militari all'età di 20 anni, inizia la sua esperienza come elemento nell'orchestra di Giacomo Castagnoli, per poi passare dopo un paio d'anni, prima con l'orchestra Folklore di Romagna e in seguito con l'orchestra Silvagni e Palli. Nel 2000, all'età di 27 anni, decide di formare un'orchestra tutta sua. Debutta il 9 novembre a Piteco di Godo di Russi e l'orchestra fu da subito molto apprezzata dal pubblico. In questi anni di attività sono state tante le soddisfazioni condivise con amici e ottimi colleghi
e la speranza è quella di poterne vivere ancora negli anni a venire di musica e continuare ad avere le soddisfazioni che nell'arco degli anni hanno regalato a Mirko. E passiamo alle sirene danzanti, protagoniste di questa sera. Allievi del maestro Cicognani, Mirko e Sandra cominciano a ballare all'età di 8 anni, nella stessa scuola. Si incontrano all'età di 14 anni e di lì comincia la loro scalata al successo. Vincono numerose competizioni, tra cui vari campionati italiani e campionati regionali come amatori, e all'età di 18 anni passano al professionismo. Dal 1985 al 2004 vincono ben 11 campionati italiani professionisti, entrando di diritto nella elite delle scuole di ballo nazionali. Nel 1995 una pausa in attesa dell'arrivo del figlio Christian. Nel 1996 partecipano alla trasmissione televisiva Sotto a chi tocca, condotta da Pippo Franco e Pamela Prati, che li porta in finale, che si svolgerà la sera dell'ultimo dell'anno, e nuovamente i nostri campioni vincono sbaragliando anche i ballerini di altre discipline. Nel 1997 partecipano alla trasmissione televisiva Campioni di ballo, condotta da Lorella Cuccarini, vincendo per danze folk. Nel 1998, partecipando alla trasmissione televisiva Campioni di ballo condotta da Amadeus, replicando il risultato dell'anno precedente. Nel 1999 partecipano alla trasmissione televisiva Campioni di ballo condotta da Lorella Cuccarini, ottenendo anche in questa edizione la vittoria per le danze folk. Sempre nel 1999 sono chiamati a rappresentare le danze folk nel Tempio della Danza a Blackpool, nello splendido teatro del Winter Gardens. Nel 2004 Mirko e Sandra decidono di ritirarsi dalle competizioni. Nel 2005 vengono chiamati ad esibirsi al campionato italiano professionisti. Non era mai successo ad una coppia di danze folk. Nello stesso inverno vengono chiamati a partecipare alla splendida trasmissione televisiva Ballando con le stelle. Nel 2006 sono chiamati poi ad esibirsi nella trasmissione televisiva Porta a Porta. Nel dicembre 2006 partecipano alla trasmissione Mattina in Famiglia. Nel 2010, per parlare del grande maestro secondo Casadei, vengono invitati a Uno Mattina. Nell'autunno del 2021 Mirko e Sandra hanno partecipato al programma televisivo Tu sì che vales, conquistando un posto in semifinale con l'82% di consensi. Christian e Elisa sono gli attuali campioni nazionali 2020 per le danze folk e campioni nazionali 2021 per la disciplina folk show dance. Nel 2019 si sono aggiudicati la vittoria ai World Sport Games a Tortora in Spagna, portando le danze folk in giro per l'Europa. Inoltre hanno avuto l'onore di partecipare nel 2019 all'apertura del Giova Beach Party, la magnifica festa organizzata da Jovanotti sulla spiaggia di Rimini, ballando sulle note di Romagna Mia davanti a 40.000 persone. Proprio l'anno precedente lo stesso cantante ha voluto i nostri ragazzi per tutte le tre le serate dei suoi concerti. Nel 2021 Christian ed Elisa sono stati invitati da Elisabetta Sgarbi a partecipare come coppia di ballerini al 71esimo Festival di Sanremo sulle note di Bianca Luce Nera. È un grande successo per Christian ed Elisa e sono l'orgoglio di tutta la scuola di ballo. E adesso la grande tradizione di Aldo Rocchi. Thank you.
spettacolo, ragazzi. Buonasera ai nostri ballerini, alle sirene danzanti, ma soprattutto buonasera e ben ritrovati a Mirko Gramellini e Roberto Ruffilli. Grazie. In questa grande tradizione del maestro Aldo Rocchi, questo bellissimo valzer dal titolo Rimini. Allora, io vorrei invitare qua vicino a me Roberto e Mirko, così per dare anche a loro un benvenuto. Oh, scusa. So, sì, vi siete messi d'accordo voi due, lo so. Ho visto, no, se vuoi parla... stringo, dai, spingi. Sì, sì, sì. Un ben ritrovati in questa ottava puntata dedicata ad Aldo Rocchi. Noi ci eravamo visti per quella bella puntata dedicata a Ferrer Rossi e ci siamo ritrovati questa sera l'ottava puntata di, dedicata a Aldo Rocchi. Ragazzi, siamo a maggio, non sentite il profumo, sì, dell'estate? Lo sentiamo, sta arrivando. Siamo a maggio, Mirko, cosa mi stai combinando? Queste cose, te le dico dopo in privato, in pubblicità. No, 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 io no, io parlo sempre di lavoro, no. Aspetta che appoggio, vedi, che cacchio ne so, a te sei sempre... Vedi, lui c'è sempre nel gossip. Dico, donne. Tu, tu, tu. No, ma che te, sempre il gossip. In cerca di guai. Donne al telefono che non suona mai. No, dico, siamo a maggio. Ormai diciamo che i preparativi sono fatti. Sì, sono fatti. Adesso aspettiamo ancora, insomma, gli ultime feste, gli ultimi organizzatori, perché ancora c'è tempo. E poi so che vai anche in vacanza tu, no? Vado anche in vacanza, bravo. Dall'11 al 18 giugno. Ah, perfetto. Dove vai, Mirko? Vado in Calabria. In Calabria. Se qualcuno si vuole unire con noi, ben volentieri. È un po' che non facciamo il viaggio. Ah, grazie, perché so che anche tu vai via in quel periodo. Noi sì, andiamo via dal 3 al 10 giugno. Allora, andiamo... Vabbè, scusa, quando fate arrivi... le due, no? Fate un 15 giorni quando così. Quando arrivi a casa mi segui. No, noi andiamo in Calabria. Se qualcuno vuole, se volesse unire con noi, durante le mie serate, in internet, su Facebook, trova tutti, diciamo... Sì, le brochure, di pubblicità. No, noi siamo veramente molto contenti. Noi ormai sono 3-4 anni che facciamo queste belle vacanze. Poi quest'anno è stata una sorpresa incredibile, perché già nel mese, a fine febbraio, avevamo terminato le camere che questo bellissimo villaggio ci aveva consegnato. Abbiamo cercato di avere qualcos'altro per accontentare i nostri amici, però quest'anno è stata una cosa così. Siamo rimasti stupiti dall'affetto. La gente voglia dall'affetto, di dall'affetto. Io a della giugno gente. Ho preso l'appartamento Lido di Classe un mese, l'ho trovato. Chi vuole pagare allora qualcosa, io volentieri. Vieni in vacanza, cioè, lo cedi? No. Ah, tu vieni in vacanza con... Esatto, mando qualcuno con mia moglie e mio figlio e io vengo in vacanza con voi. Oh, guarda che tua moglie potrebbe essere contenta. No, ma lo dico per lei, me l'ha scritto prima. Ah, no? Ok. Ma come devo fare con questo? Mirko, no, ma tu quando lui, questo famoso freelance, no? Quando viene da te questo artista della musica, questo uomo prestato alla pastrocchione, musica. Pastrocchione, pastrocchione. Ma cosa ti combina? No, sul palco ci divertiamo, facciamo balletti, facciamo... Poi ogni tanto racconta qualcosa. No, a parte che... quando eravate venuti mi avevate promesso un balletto, ma hai detto ancora questo è per l'estate. Ma però sull'ultima polca potremmo questa sera passo passo. Ma proprio un accenno di quello che sarà quando gli amici vi vengano a trovare quest'estate, dove ci sarà l'accoppiata Bomber Gramellini. Ci fate vedere qualcosa durante la puntata, ti facciamo vedere qualcosa. Ok, sì, ma magari l'ultimo pezzo, l'ultimo brano. Che sarà mai che sta galè a guardare la musica. Sì, sì. È un po' tosto. Hai visto com'è? È diventato un professionale. Oh, è elegante il Gramello. Vabbè, che con voi due è facile essere belli, adesso non era tanto per dire. Noi, allora, lo diciamo tutte le serate. Noi non siamo belli, ma piacciamo. Molto. E noi puntiamo molto sulla bellezza. Non sulla musica, ma sulla bellezza. E sulla qualità. Grande, bravo, ti stimo, bravo, bravo, bravo. Delle volte anche sulla quantità. Poche. Però insomma. Ascoltate, ragazzi, non mi mettete in questi no, discorsi, che c'ho proprio la mia moglie davanti, cioè ce l'ho là al bar della Balera che mi sta fulminando. Però un sangiovesino adesso ci vorrebbe. Ma è tirche, diventate una genovese, proprio non offre niente. 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 Dopo un po' d'acqua. Riuscirò, se volete, quando andremo a fare due chiacchiere, la novella, un po' d'acqua. Allora, invece adesso torniamo alla musica. Volevo solo chiedervi una cosa. Il maestro Aldo Rocchi, avevate conoscenza di,
di questo grande compositore? Personalmente non Aldo Rocchi, ma cioè per me è stato come uno di famiglia, Sauro. Il figlio di che Aldo, ha suonato con me 12-13 anni la batteria, quindi ne parlavamo insieme a lui, quindi mi raccontava un po' degli aneddoti quando erano in casa, così, però personalmente ovviamente... Era molto estroso. Sì, era estroso. Sentendo le sue composizioni, diverso dal solito. Esatto, un compositore estroso. Allora, noi ci siamo ascoltati questo bel valzerone Rimini, adesso arriva questa Lola. Intanto io vi invito sul palco e invito anche i ragazzi delle Sirene Danzanti, che sono con noi anche questa sera, poi dopo avremo modo di fare due chiacchiere con i maestri, con Sandra e Mirko Ermeti. Allora, adesso arriva questa Lola, Mirko Gramellini, Roberto Ruffilli, i miei ragazzi, ma soprattutto la bellezza delle Sirene Danzanti. Pronti a casa? Musica! Spettacolo, complimenti alle Sirene Danzanti, ma complimenti a questi due ragazzi, a Roberto Ruffilli e a Mirko Gramellini, bravi, bravi. E poi soprattutto complimenti anche ai miei ragazzi, è veramente bravi. Una bella esecuzione di questa mazurka del maestro Aldo Rocchi. Allora, volevo ricordarvi velocemente il numero di telefono per telefonare, ma soprattutto per telefonare, per messaggiare e per scrivere soprattutto il titolo del vostro brano preferito di questa ottava puntata di
emozioni, emozioni, tradizioni. Allora, adesso noi andiamo per un attimo in pubblicità, ci andiamo a riposare, facciamo riposare i ballerini, facciamo riposare i musicisti e poi ritorniamo subito per un'altra grande seconda parte dedicata al maestro Aldo Rocchi. A tra poco. Siamo ritornati, seconda parte di questa ottava puntata di Emozioni e Tradizione dedicata al maestro Aldo Rocchi. Ciao Novella. Ciao Luca. Sono qua nel tuo barrettino, il tuo posticino personalizzato. Sì, infatti, questo è personalizzato, dovresti chiedere permesso prima. Ma ho chiesto prima, mentre c'era la pubblicità, ho chiesto posso. A chi l'hai chiesto? L'ho chiesto, non mi ricordo. Sì, ma soprattutto siamo tornati a fare le nostre chiacchierine da bar con Sandra e Mirko Ermetti, che ringrazio ancora di essere insieme ai ragazzi delle Sirene Danzanti qui con noi anche in questa ottava puntata. Allora, Sandra, io parto da te perché io, sai, sono curioso. È andata alla grande, mi hanno detto, eh? Sì, è stata una bellissima manifestazione, tanta gente, tante coppie, la gara della Baleria è andata benissimo, quindi tutto ok, tutto è andato per il meglio. Perché ricordiamo, cioè, per magari dice, ma cos'è che hanno fatto? Perché loro il 7 maggio, Sandra... Sì, il 7 maggio abbiamo fatto una gara di danza sportiva, la nostra tradizionale gara che si intitola Rimini in ballo, al palazzetto dello sport Flaminio di Rimini, ed è stato veramente bello perché abbiamo inserito per la prima volta la gara categoria balera, e così adatta a tutte le persone che frequentano le balere, oltre ad esserci appunto la gara di danza sportiva. Sandra, come si è comportato lui? Ma ti dirò che era molto nervoso, dalla mattina fino alla sera, fino che non è finita, nervosissimo. Di la verità che sono andato bene, ti ho accontentato, come sempre. Volevi aggiungere qualcosa, scusa Sandra, se No, tutto bene, è andato tutto bene. Adesso ci prepariamo per l'estate, questa bellissima estate che ormai è alle porte qua. Sì, siamo già a maggio. Che Mirko è stato molto nervoso, bisogna che vada in vacanza. Sì, infatti. Guarda, solo allora, che purtroppo la vacanza noi la facciamo dopo l'estate. Ma la Sandra, guarda, mi porta in vacanza perché ha strolgato che con la scuola andiamo in vacanza, noi ormai... Sono vacanze storiche che facciamo tutti gli anni. Quest'anno a settembre la fate, quest'anno vero? Facciamo a settembre e andiamo a Rodi, vero Sandra? Dove spiega bene a Rodi, un po' tutto. In Grecia, in una delle isole più belle della Grecia, con partenza eccezionale con l'aereo da Rimini. Quindi per tutti voi potete arrivare all'aeroporto anche a piedi, comodissimi con la valigia. E poi dobbiamo ricordargli che quando sono là non è che vanno solo in vacanza, no, c'è da lavorare. Cioè, allora, c'è prima andiamo per gradi. Aeroporto di Rimini, partiamo dal 9 al 16 di settembre, arriviamo là logicamente costume, pareo e la sera scarpe da ballo perché si balla tutte le sere. Noi facciamo anche un po' scuola di ballo durante il pomeriggio e poi alla sera si balla. Sì, perché l'anno scorso siamo stati in Egitto e l'inno ufficiale era Romagna Mia, vero? Ormai quest'anno ballavano Romagna Mia in pieno. Come vanno gli egiziani con il valzer? Guarda, ti dirò che quando li metti sul val, la nostra musica romagnola, dove vai in tutta la parte da tutte le parti del mondo, la nostra musica dà quel tocchino in più, le vedi tutti che cominciano a far così, battono i piedini e poi piano piano si alzano. Quindi è una musica che prende, non c'è niente da fare. Quest'estate, diciamo, è alle porte, abbiamo detto, Mirko, le zone dove magari vi possono trovare i nostri amici per venire a vedere i vostri grandi spettacoli, perché voi veramente fate dei grandissimi spettacoli. Allora, noi adesso sul nostro sito abbiamo già tutto il nostro calendario, quindi si può già guardare, facciamo tante sagre, tante feste. E come punto fisso abbiamo a Bellaria due situazioni, il lunedì e il giovedì. Il lunedì facciamo la serata balera, la classica serata balera a 360 gradi, con ballerini, musica a 360 gradi, si intende valse, mazurka, tango, foxtrot, cha-cha-cha, salsa, un po' di tutto, sia per i turisti che anche per tutti i nostri romagnoli che vogliono ballare musica carica.
E mentre invece il giovedì facciamo un'altra situazione, una situazione caraibica, dove si fa solo danze caraibiche, perché ci sono gli appassionati di quella disciplina lì che vogliono ballare tutta la sera solo quel tipo di danza. Però noi tutte le volte un valzer, una mazurka, una polka, a metà serata facciamo il ballo dell'amicizia. Esatto. Quindi si balla anche lì in quella e serata. E poi dopo noi dobbiamo mettere anche questo, siccome va di moda sempre il ballo di gruppo, no? Perché hanno impostato sempre il ballo di gruppo, noi nelle serate caraibiche gli facciamo il ballo di gruppo, gli mettiamo una mazurka dove gli insegniamo un po' di cavallo, così loro fanno un po' di cavallo a tempo di mazurka, è un ballo di gruppo, si divertono, vedo che si divertono un sacco e quindi mettiamo sempre un po' di folla da tutte le parti. Ma Sandra, il microfono c'è sempre in mano lui? Sì, sempre lui, serate. Io delle volte lo vado a prendere anche perché parla forte, la gente dice più piano, ma lui quando dice ma io faccio così, anche senza quando, microfono. Quando lui vede che fanno così, lui invece più di fare più di bassa, alza. Sì. È uno stimolo. È lo stimolo, per, sai, perché la musica deve essere piena. Quindi diciamo, la scuola di ballo, adesso che siamo a metà maggio, cosa fa? Ha una pausa estiva e poi ricomincia a fine settembre-ottobre? Oppure voi i vostri corsi continuate sempre anche durante l'estate per chi ha voglia di venire a scuola? Ma noi i nostri corsi li terminiamo a maggio, diciamo i corsi invernali che cominciano da ottobre fino a maggio. Poi in estate teniamo un corso estivo perché lo facciamo sulla spiaggia di danze caraibiche, mentre il folk no, non lo facciamo perché fare il folk all'aperto con 40 gradi è complicato, è veramente difficile. Mentre invece le lezioni private all'interno della nostra sede, visto che abbiamo l'aria condizionata, l'ambiente tutto climatizzato, andiamo avanti, chi vuol fare lezioni private o lezioni da competizione per i vari allenamenti, per i vari campionati, andiamo avanti, diciamo, anche tutta l'estate. Anche tutta l'estate. Sì. Anche tutta l'estate. Beh, diciamo che è un bel impegno anche il vostro comunque. Ma guarda, è partita come passione perché io e Sandra ci siamo messi insieme che abbiamo cominciato a ballare, abbiamo cominciato a 8 anni, però insieme abbiamo cominciato a 14 anni, poi sai, fra un valzer e un altro, io ho visto qualche stretta, quella mi è piaciuta subito, ho detto ma questa sarà, pensiamo, la donna della mia vita. Fra un valzer, insomma, e io avevo come sogno sempre di fare questo mestiere, maestro di ballo, ci siamo riusciti e quindi la nostra professione, dalla nostra passione è diventata il nostro complimenti, lavoro. Complimenti. Diciamo che ci siete, scusa, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa. Allora, il nome Sirene Danzanti, no, così, no. Da dove deriva? Cioè. Allora, era partito quando abbiamo dato l'esame noi che avevamo 17 anni, perché abbiamo dato l'esame l'anno prima di essere maggiorenni, ce l'hanno fatto dare un anno, e avevamo messo il nome, si chiamava Le Tulipsio. Come? Il nome un po' difficile, Le Tulipsio. Tulipsio. Tutte le volte, quando andavamo a dire Le Tulip, all'epoca eravamo con il nostro maestro Giampiero Cicognani, sai, lui di Faenza, ogni volta il tulip, insomma ci doveva lavare sempre la faccia, allora da quell'anno lì abbiamo cambiato, ha detto Sandra cambiamo nome, a Rimini cosa vuoi, guardando Sandra cosa ci è venuto in mente? Le sirene danzanti. Ecco, infatti, anche perché appunto col fatto che veniamo dal mare, veniamo da Rimini, spettacoli estivi, ci è venuto questo. È molto bello. Comunque bello, ha avuto la storia. Prima si chiamava, avevamo un altro nome. Intanto volevo anche salutare il nostro grande maestro Giampiero Cicognani e sua moglie Anna, grazie, ciao Piero. Spero che sei sempre in forma. Gli facciamo anche l'applauso dei grandi maestri. Volevo chiudere con te Sandra, che importanza hanno i genitori dei ragazzi? Allora, hanno un'importanza fondamentale, primo perché scelgono di portare i loro figli a scuola di ballo e questa è una cosa molto bella perché è un ambiente sano, un ambiente pulito, un ambiente dove si socializza molto, dove comunque c'è sempre, non dico la parola controllo perché è una parola troppo, non c'è bisogno di controllare niente, però c'è sempre un gruppo di persone che comunque seguono i ragazzi, che sono i maestri, noi e tutti gli aiutanti della scuola. E quindi questo è una cosa bellissima, ma hanno anche importanza perché comunque collaborano con noi all'interno della scuola, quando si crea qualcosa, quando si fa qualcosa, sono sempre disponibili e pronti, attenti ad aiutare in tutte le situazioni. Ci sono persone che si inventano di essere DJ, che si inventano di essere presentatore, presentatrice, quindi questo è bello, è una grande famiglia, quindi l'importanza dei genitori è fondamentale. È bello per loro perché comunque diventano amici degli altri genitori, quindi si crea gruppo
e i ragazzi così stanno insieme, insieme ai loro genitori, anche se non proprio insieme, perché non è che i genitori sono sempre presenti lì, però sono nello stesso ambiente dove ci sono i ragazzi. Creano gruppo, diciamo. Creano gruppo, esatto, esatto, la parola esatta. E allora facciamo un bel applauso a tutti i genitori. Esatto. Perché grazie, hanno questa grande importanza. Allora, Mirko, Sandra, io vi ringrazio, comunque adesso ancora abbiamo da far vedere tante belle ballate, questa sera. Noi torniamo sul palco insieme a Mirko Gramellini, a Roberto Ruffilli, in questa serata dedicata al maestro Aldo Rocchi, ma visto che mancano 2 settimane a questa nostra prima data Goodbye Tour 2023, che arriverà sabato 27 in piazza Castel Bolognese, nell'ambito della festa di Pentecoste, vi ricordiamo il nostro tributo Goodbye, la grande storia dei Pooh. Prego. Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini. Goodbye, un tributo alla leggenda Pooh. Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me. Cosa c'entro io con quella gente? Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze d'Italia. Thank you.
spettacolo. In pista i maestri Sandra e Mirko Ermetti, i grandi solisti di questa serata, Roberto Ruffilli e Mirko Gramellini. Questa era La Foca, questa bellissima polca della grande tradizione del maestro Aldo Rocchi. Voglio ricordarvi ancora il numero per votare il vostro brano preferito. Mi raccomando, continuate a votare, continuate anche a farci complimenti, perché noi ci piacciono i vostri complimenti. Quando scrivete ci fate passare dei venerdì veramente straordinari, noi siamo felici, perché tutto questo comunque noi ci mettiamo un grandissimo impegno e vedo che voi apprezzate tutto quello che noi stiamo facendo ormai è da un paio di mesi, portando nelle vostre case la grande tradizione romagnola, i grandi compositori romagnoli, soprattutto le grandi scuole di ballo, i grandi solisti. Allora, mi raccomando, questo è il numero di telefono, votate, votate, votate. Allora, adesso torniamo sul palco con Mirko e Roberto, insieme ai ragazzi delle Sirene Danzanti, con questo bellissimo brano. A inizio puntata ci siamo ascoltati Rimini. Bomber, noto che il maestro Aldo Rocchi girava molto in autostrada, da Rimini Faenza. Adesso andiamo a Faenza. Poi non so, ci sarà anche cosa avrà avuto il maestro Rocchi in queste località? Te lo sei chiesto? Guarda, potrei darti tante risposte, ma secondo me magari si è trovato bene, ha mangiato bene, ha visto belle cose. Faenza, non so, la piazza di Faenza è bellissima, quindi. Sì. Non sei mai stato? Ascolta, sì. Vieni un attimo qua davanti, ecco. Scusa. Non è che per caso hai qualcosa anche in questa puntata da dire ai nostri amici? Guarda, la telecamera è quella lì, ti fanno un bel primo piano perché la testa è molto, molto ampia. La faccia, porti il 61 di cappello. Prendiamo un 58 canale, un 58 pollici qui. Allora, ti lascio solo, no, vai, no, prego. Ma puoi stare qui. No, guarda, mi allontano e mi gusto questo momento. Un signore sposato, insomma, fa il muratore, a un certo punto inizia a piovere, tocca finire prima di lavorare, prende, corre a casa e dice: ne approfitto che così oggi vado da mia moglie prima. Insomma, entra in casa, la moglie invece di essere di solito a fare le faccende è nel letto. Lui va nel letto, mezza nuda, dice: ma tu mi tradisci? No, ma caro, cos'è? Mi stavo riposando. No, tu mi tradisci! E inizia a cercare nella camera, guarda dietro la porta, ma qui non c'è nessuno. Guarda sotto al letto, qui non c'è nessuno, ma tu mi tradisci. A un certo punto apre l'armadio e dice: guarda, le camicie da notte, i vestiti. Buonasera signore. Scusi, ma lei cosa ci fa qui? Io lavoro per il comune. Come lavoro per il comune? Disinfestazione tarme. Beh, nudo? Madonna Salmagne! bella, bravo, Bondo, bravo. Però, pulita. Però quando magari racconti queste cose nell'armadio, Mirko Gramellini, ma cosa ci fa? Adesso non lo volevo dire. Ma adesso magari nelle serate. Dico quando sono con lui. Quando sei con lui dici, e qui Mirko Gramellini, ma cosa ci fa lei qui? Asta la vista, come hai detto. Visto che asta. Allora, grazie Luca. Bravo Roberto. Allora, adesso vai sul palco. Mirko, c'hai una bella spalla, devo dire, divertente. Allora, invitiamo i ragazzi delle Sirene Danzanti, adesso ci andiamo ad ascoltare, ci andiamo a ballare questa Faenza musica. Thank you.
La grande musica del maestro Aldo Rocchi. Complimenti a Mirko, Roberto e ai grandi ballerini delle Sirene Danzanti. Allora, prima di fare un altro piccolo stacco pubblicitario, volevo ricordarvi ancora una volta i numeri telefono per votare il vostro brano preferito, ma soprattutto prima di andare in pubblicità, questo è l'omaggio e il saluto che facciamo all'Agenzia Leardi. Prego. Agenzia Leardi, una realtà che da 30 anni opera a fianco di musicisti, gestori e organizzatori sacri. La musica è vita e noi vogliamo viverla con tutti voi. Agenzia Leardi. Questo era il nostro omaggio all'Agenzia Leardi. Mirko, Roberto, venite un attimo qua che prima di andare in pubblicità vogliamo sapere ancora qualcosina, dopo poi avremo modo di parlare insieme là al bar della Valera Rubicone, anche perché visto che un goccino d'acqua, l'acqua va bene, l'acqua ce l'ha, ho visto è andata a fare la spesa. Grazie, questa mattina, c'è caso che un goccino d'acqua ce lo facciamo dare. Allora, visto che poi quando siete venuti la prima volta, specialmente tu, ci hai ricordato di questa cosa che riparte la storia di Romagna, magari ci racconti qualcosina, visto che siamo prima dell'estate, poi ma naturalmente chiederemo a Mirko. Volevo ricordare, magari dopo loro diciamo, che l'Orchestra Carmellini non ha chiuso, perché molti mi chiamano dicendo hai chiuso perché hanno saputo che avevo aperto un'altra attività. Sì. Non ho chiuso, anzi, sono più carico di prima, quindi... Ma chi è che dice questo? Ma lo dicono, mi telefonano a casa. Guarda che cresta che ha, è un galletto. Io no, che sono più carico di prima, non ho chiuso, lo dico a tutti, ciao ragazzi, non ho chiuso. Aspetta, vieni qua. Non ho chiuso, sono più aperto di prima, siamo più carichi di prima, siamo stra aperti, quindi tutte le feste, tutti i gestori, l'Orchestra Carmellini c'è ancora, più carica di prima. Di più, Mirko. Bravo Mirko, di più, il ciuffo, metti il ciuffo, Mirko. Aspetta, aspetta, alziamo il ciuffo. Ma ci vediamo dopo. Stanno senza lacca. Io sono come lui. Ci vediamo dopo. Eccoci, siamo ritornati al bar della Valera Rubicone, la nostra novella, e soprattutto in questa terza e ultima parte di questa ottava puntata dedicata al maestro Aldo Rocchi. Bomber, bella novella. Si è sprecata, ragazzi, si è sprecata. No, prima la diamo al maestro. Prima al maestro. Prego, dottore, prego. Alla vostra salute, alla signori. Vostra salute. Anche al maestro Carmellini un goccino. Facciamo un brindisi a questa bella serata. Esatto, possiamo, fate conto di essere la vostra. Ci rivediamo anche quest'altro anno. No, per dire, prossimo anno. Certamente. Alla sua, maestro, è sempre un piacere. Grazie. Perché si brinda anche con l'acqua, non so. Allora, visto che vi ho offerto l'acqua, posso fare un annuncio. Sì. Quando andate nelle baliere, non portatevi l'acqua da casa. Brava. Ma te fatti gli affari tuoi. No! Insomma, non posso dire niente, via, non posso dire niente. Ivo, puoi che spegni il microfono, ha già detto tutto, novella. Bella questa cosa. Come mai è venuta in mente questa cosa dell'acqua? Ma volevo dire che devono consumare al bar, perché comunque l'orchestra suona, il bar consuma. Cioè, i baristi hanno piacere. Esatto, piacere. Bisogna far contenti tutti nella baliera. Bravo, aspetta che c'hai un ciuffo che è andato di traverso. Fatti consigliare la lacca di Gramellini. No, io non me la do la lacca. Ah, ok. Bomber, c'ha un ciuffo che non si muove. Non lo so, dice che... Però ti dico, con l'età ti sei mantenuto. No, si è messo la cera. Si è messo la cera, non siete attuali. La cera. Ah, ok, ok. Allora, ragazzi, adesso parte tutte queste cose qui. Bentornati, ben ritrovati in questa ottava puntata. Qui parliamo del maestro Aldo Rocchi. Allora, adesso io voglio... stuzzicare Mirko, no? Sì. Perché visto che il figlio di Aldo Rocchi, il grande Sauro Rocchi, detto la grinta, una vita con l'orchestra della Rocca Casadei, ma hai fatto stare Rocchi con te 12-13 anni, ho sentito. Esatto. Personaggio era? Go! Sauro era... Io sai che ho imparato a dire go
sì, perché mi ricordavo, mi ricordavo infatti, Sauro. Lui diceva sempre go prima dei brani. E vabbè, la grinta gli si diceva perché aveva sempre una gran carica addosso, era sempre molto molto solare. E lui quando c'erano dei problemi, no, che capitavano dei problemi durante le serate, era sempre quello che cercava di smorzare gli animi, sempre quello che tranquillizzava tutti, sempre comunque pronto a partire la sera dopo, più carico di prima, è stato veramente una gran brava persona, non lo dico perché siamo qui che parliamo di lui, proprio è stata una gran brava persona, sono molto molto legato io a Sauro, quindi anche grazie a lui se l'orchestra comunque, perché lui è stato uno dei miei primi batteristi, è venuto dopo un paio d'anni che avevo l'orchestra, grazie a lui che sono andato avanti, che ho avuto comunque la voglia e la forza di continuare, quindi veramente gran brava persona. Che rapporto aveva Sauro col padre Aldo? Ma ne ha sempre, quando te ne parlavo, sì, magari sarà capitato. Ne ha sempre parlato bene perché, se non ricordo male, Sauro rimase orfano di madre da bambino. Quindi era legato al padre, ne parlava sempre, sempre bene. Poi, dopo, ovviamente, Sauro ha incominciato a suonare molto giovane, quindi aveva 15-16 anni appunto con l'orchestra Baiardi. Quindi ha incominciato ad andare fuori, a uscire, andare fuori casa presto, magari non si incontravano molto. Insomma, credo. Perché poi, comunque, Aldo Rocchi ha scritto tante cose per il maestro Baiardi. Il maestro Baiardi, esatto. Tanti successi per l'orchestra Baiardi. Sì, è vero. Tu, Roberto, cioè, quando ti abbiamo proposto così di omaggiare in una puntata di questa seconda edizione Aldo Rocchi, cioè, tu conoscevi la due sua brani. Storia? Io conoscevo, Sauro l'ho conosciuto perché è venuto anche spesso con la storia. Sì, quando stava male Weiner, veniva spesso, c'è sempre stata collaborazione. E con Sauro è una brava persona, anche io ribadisco, e conoscevo Foca e Lucciola. Il resto, quando mi avete proposto questi brani, ho detto, boh, proviamo. Dopo, conoscendoli, ti dirò che sono molto particolari e qualcosa ci porteremo dietro anche, credo, quest'estate. Si sente che comunque è uno stampo di una scrittura di quegli anni lì. Sì, è una cosa... Non so di che anni fosse. Forse 50, 40. Ma... Da come ne abbiamo parlato nella storia, perché è stato difficile anche per me trovare la storia di Aldo Rocchi. Sono andato a trovare... Come raccontava prima, là... nella biografia sei stato il primo a introdurre il sax, la batteria, quindi si parla di anni, anni fa. Allora sì. Parlava degli anni 30, degli anni 30. 30. Comunque penso che queste composizioni, diciamo, sente. Non vanno oltre gli anni 60. No, assolutamente. Sì, forse anche agli anni prima, agli anni, però curioso, ecco, io sono giovane, allora ho sentito cose magari più recenti, però ti dirò che sono gradevoli. Ma comunque... Io delle volte ci penso, ma ci rendiamo conto noi che patrimonio abbiamo in Romagna di compositori che hanno scritto delle cose bellissime? Ma vuoi che non ci siano 10.000 brani romagnoli? Ci sono. Cioè, se andiamo a rispolverare, a parte, non so, le cose più Casadei, Bergamini, Castellini, Nicolucci, certo. Castellina, Borghesi, Baiardi, sì. Ma... ci sono delle cose veramente belle, belle, belle da riscoprire. Ed Cicognani, è un peccato che comunque... Cicognani, per dire, Ettore, è uno che ha scritto tantissimo. E magari Gondola, una polca, ma sì, ce ne sono tante. Ce ne sono stati tanti. Noi abbiamo un patrimonio mostruoso. Ma scherzi, ma noi adesso... Eli Neri, Silvano Prati. Sì, vero. Cioè, veramente, adesso mi vengono in nome... Di Silvano l'abbiamo messa nell'ultima incisione, La Bersagliera. Ruspa, il maestro Ruspa, Rustignoli. Abbiamo un patrimonio... Mostruoso, secondo me siamo attorno ai 10.000. E questa cosa dell'UNESCO ce la meritiamo tutta noi romagnoli, perché veramente deve essere una cosa... Io sono molto d'accordo. Cioè, speriamo, Romagna, perché è un bel po' che se ne parla. Però ancora... Io ho fatto il ballerino cioccherino musicista, tra virgolette, ma girando l'Italia, noi dove andiamo, come poi diceva Mirko, poi anche all'estero dove andiamo, musica romagnola, cioè, noi spacchiamo. Ma è conosciuto in tutto il mondo? Tutto il mondo. Secondo me, quelli che la snobbano di più sono proprio noi romagnoli. Quelli che la snobbano di più. Ma sai, c'è un fatto, quando c'hai la roba in casa dopo un po' è sempre però quella. Mi devi spiegare, perché quando vai a Napoli ti fanno sentire la tarattella, ti danno gli spaghetti, ti danno la pizza. In Romagna gli diamo il kebab, lo spritz, gli diamo, ma diagli delle piedine del Sangiovese e fagli sentire del folk romagnolo. E del salame di dove andate? Bravo Mirko! È inutile che... Del salame di Montecopiolo, com'è? No, comunque... Ha ragione. Mirko ha ragione, detto una grandissima verità. Ha ragione. Perché...
si fanno i festival, si fanno quelli, si fanno l'altro, cioè, si fa di tutto. La notte della Taranta, fuori della musica romagnola. Della musica, cioè, no. La notte della Taranta è un evento, cioè, certo, hanno, europeo. Hanno, noi potremmo fare, cioè, ci sta ogni tanto, facciamo, però forse non ci crediamo più neanche ma noi. Non lo so, forse. Noi sì. Sono le istituzioni, noi, forse, noi. Non lo so. Beh, dobbiamo essere comunque... aiutati non ci dalle credo, istituzioni. Perché se partisse dalle istituzioni che cominciassero certo. A programmare, a fare nelle piazze, al mare, dappertutto, a proporre, cioè magari i giovani che vengono anche da fuori dicono, oh, però, invece vengono qui, disco, mojito e spritz. Dopo... Sì, hai visto Gramellini da quando ha detto, oh, io sono qua, Vabbè. Questi due anni ho riflettuto tanto. In che senso? Mi dica, maestro. No, nel senso che... Ci hai pensato, hai provato nuove esperienze musicali. Mi viene da dire le cose come stanno. Hai fatto bene. Benone. Come è andata, Mirko, fino adesso? Benone. Passando da Firenze, andando verso Rimini, è andata benone. Amici, abbiamo detto benone perché adesso è il prossimo brano che Mirko Gramellini e Roberto Ruffilli, che torneranno sul palco, ci faranno ascoltare. Naturalmente la coreografia è quella sempre delle sirene danzanti. Ma prima di tutto questo, l'omaggio, visto che parliamo di tradizione, l'omaggio alla storia bergamina. Prego. Ieri, Franco Bergamini, vera tradizione. Oggi, Luca Bergamini, pura emozione. Luca Bergamini, energia, ballo, passione, divertimento assicurato, emozione pura. Questa notte non finirà mai. Luca Bergamini, uno spettacolo indimenticabile. Io. We'll be right back.
E questo è Benone, la grande musica del maestro Aldo Rocchi con le sirene danzanti. Avevamo in pista i maestri Sandra e Mirko Ermetti e Marta e Valerio e naturalmente Mirko Gramellini. Grazie. E Roberto. Grazie. Ruffilli. Allora, visto che ci stiamo avvicinando all'ultima esibizione sia delle sirene danzanti ma anche dei nostri grandi solisti che in questa ottava puntata sono con noi qui a Emozioni e Tradizioni. Allora, io vorrei per un attimo tutte e due qua da me, perché adesso mi avete fatto la promessa e adesso, visto che faremo questa lucciola, questa polca, noi vogliamo vedere anche un po' di balletto. Ah, sì. Così magari in lucciola. In lucciola, ma non sì. Ce la faccio. Ma magari ma ballo io, non ti preoccupare, vengo tutto una notte. Ma no, l'altra. Ma magari nella prima parte, dove c'hai meno note, dove avete meno note, perché gli amici a casa così si preparano già. Ma non c'è bisogno di farle tutte. Quella che ti faccio fare l'acrobazia non mi viene. No, senza acrobazia, no, il salto mortale doppio no. No, però il passo passo. Passo passo lo faccio. Va bene, ok, decidete voi, fate quello che volete. Volentieri. Fate quello che volete. Allora, promesso? Certo. Andate. Ok. Amici, agli ordini. Siete pronti? Adesso ci gusteremo le sirene danzanti, Mirko Gramellini, Roberto Ruffilli, ma soprattutto anche questa novità che Mirko con la sua orchestra porterà nelle serate estive di questa estate 2023. Senti come stanno parlando, si stanno mettendo d'accordo, lo fanno sul serio. Siete pronti? Arriva una lucciola, la grande musica del maestro Aldo Rocchi. Vai ragazzi! Bravi, bravi, bravi.
Complimenti alle sirene danzanti, complimenti ai nostri ragazzi. Bravi ragazzi, grazie. Sto sorridendo perché me li sono gustati. Mirko che si tratteneva perché giustamente con tutte quelle note, ma a un certo punto è partito il bomber, ragazzi, con le gambe. Un'esplosione di gambette. Un'esplosione di gioia, è stata un'esplosione di gioia. Complimenti, complimenti. Facciamo un altro applauso a tutti quanti, veramente. Allora, mentre ci prepariamo, che venite tutti qua con me, le sirene danzanti, Novella, Mirko, Roberto, per salutarci, perché ci vogliamo salutare, siamo arrivati alla fine anche di questa ottava puntata di Emozioni e Tradizioni dedicata al maestro Aldo Rocchi. Volevo sentire il grande applauso per i miei ragazzi, i grandi musicisti della band. Eccoli qua, Andrea Piva alla batteria, Paolo Rinaldini al basso, il maestro Massimiliano Lombini alla tromba, il maestro Roberto Morganti, Andrea Giova alla chitarra, veramente. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Allora, Novella, vieni, vieni pure, vieni Mirko. Cosa fa? È che io non resisto. Dai. È dall'inizio puntata che lo volevo fare. Sento la nostalgia d'un passato. Non resisto. Dove la mamma mia ho lasciato. Dai, mani, non ti potrò scordare. Non ti casetta mia. Non anticipare, però. In questa notte stellata la mia serenata. Io canto per te. One, two, three, stop. Vai, ragazzi, il bomber è un professionista. Noi non possiamo, Mirko, non possiamo competere con un professionista come il bomber, dai, assolutamente. Passo passo. Vedete, quando ci si trova in queste occasioni che poi c'è stima, c'è rispetto, vengono fuori queste belle serate. E io spero che a casa abbiate così assaporato la nostra sincerità di amicizia e di passione, soprattutto per questa grande tradizione. Questa sera abbiamo avuto l'onore di omaggiare un grande compositore come il maestro Aldo Rocchi. Veramente un abbraccio a tutta la famiglia Rocchi. Grazie ancora a Sandra. Dove è andato Mirko? Ah, sono sempre qua. Guarda, fate un saluto col mio microfono. Ciao a tutti e grazie di tutto, buona estate! Grazie, ciao a tutti! Grazie a voi, grazie a tutti i ragazzi, veramente complimenti. Grazie Novella. Grazie a voi. Vorrei un applauso per Mirko Gramellini! Allora, Mirko, se me lo concedi facciamo finire la puntata al bomber. Sì, facciamogli dire una cosa. Ce l'hai un'altra barzellettina? Allora, vieni qua. Intanto da parte mia, di Novella, da tutti i ragazzi dello staff, a Gaetano, a Renato, a Luca, a Ivo Poggi, alla regia audio, Marco Bernabini alla regia video, grazie a Teleromagna, Publisole e Orogel. Noi ci vediamo venerdì prossimo per omaggiare la grande tradizione di Germano Montefiori con Claudio Zanardo e Luca Calbucci. Ma la chiusura di questa ottava puntata, visto il sorriso che ci ha fatto venire il nostro bomber, ci ha veramente portato la sua energia positiva. Guarda, vado da una parte, no, ma stai qui la con me. Chiusura è tutta tua. Noi ci vediamo venerdì. Un abbraccio. Tre amici al bar discutono, parlano, a un certo punto uno dei tre fa: ma a te come ti piace far l'amore? Ah, guarda, a me piace stare sotto, perché a me piace essere dominato. Ma dai, fate. E invece fate, a me invece piace stare sopra, perché a me piace dominare. E l'altro fa, e te? A me piace stare di fianco. Dici, ma di fianco cosa vedi? Ah, io l'altra sera ho visto tutta la partita dell'Italia. Roberto Ruffilli, buonanotte, a venerdì prossimo! Farei se
avessi te vinto, ma ti amerei se tu te ne andassi, se mi lasciassi io lascerei il cuore a te, se perdessi te insieme a te se ne andrei. Te se ne andrebbe un motivo importante per